Lasciamo 2 minuti, poi direi che iniziamo. Direi Direi che ci siamo. Allora, benvenuti a tutti. E siamo ad annunciarvi appunto quella che è l'ultima sessione del percorso di formazione che è iniziato lo scorso settembre, dove ci sono avvicendati una serie di incontri e di approfondimento in merito a quelle che sono le tematiche principali. Sugli aspetti relativi alla ricerca scientifica. Le sessioni precedenti che ci sono state, abbiamo parlato di sperimentazione, di comitati etici, di regolamento di farmaci, di biobanche e di registri. C'è stata una sessione edizione speciale sulla legge delega e oggi, con piacere, diciamo, questa edizione andremo, diciamo, a presentare Farmindustria al fianco dell'Associazione dei Pazienti. Ricordiamo che questo incontro, diciamo, appunto, avrà più o meno una durata di un'ora e, diciamo, i due relatori presenteranno progressivamente e avrete la possibilità nel corso delle varie presentazioni nella chat di poter fare domande, quesiti su argomenti, diciamo, che eventualmente non sono chiari o che tematiche, diciamo, che volete, diciamo, attenzionare. Io sono Eva Pesaro, sono vicepresidente di Uniamo e in questo, diciamo, in questo progetto dell'Uniamo Academy c'è anche Barbara D'Alessio che è consigliera Uniamo. Al termine di questo incontro, poi nei prossimi giorni vi verrà anche inviato un questionario di gradimento che insieme, diciamo, a tutti quelli dell'Academy ci darà un'idea, diciamo, rispetto appunto a quanto possa essere stato efficace e quanto, diciamo, possa essere stato d'aiuto questi incontri. Adesso con grandissimo piacere passerei la parola alla dottoressa Nadia Ruozzi, che è il direttore della Direzione Relazioni Istituzionali, Sistema Confindustria e Associazione dei Pazienti. Grazie, dottoressa. Buongiorno a voi, anche se non vi vediamo, vi immaginiamo, benvenuti. Noi vi intratterremo su due, prima io e poi il collega, per quanto mi riguarda, su missione, obiettivi e attività, gli interlocutori istituzionali e il dialogo con l'associazione dei pazienti. Poi il collega Zibellino invece vi intratterrà sul rapporto con il mondo delle malattie rare e la ricerca clinica delle malattie rare. Naturalmente noi siamo un'associazione e quindi anche nel corso della mia illustrazione cercheremo proprio di mettere in risalto anche quali sono le cose che ci unificano, diciamo, perché in realtà noi siamo uniamo per voi quello che noi siamo per i nostri associati, diciamo, e quindi anche la nostra filosofia in qualche modo, seppur con le dovute differenze, ovviamente è un po' anche la filosofia che un'associazione, noi siamo un'associazione anche noi, segue. Quindi entriamo subito velocemente. Allora, chi siamo? Noi siamo la Farmindustria, è stata fondata nel 78 e è l'associazione delle imprese farmaceutiche, quindi rappresentiamo tutte le industrie del farmaco cosiddetto etico, aderisce a Confindustria, nonché alla propria federazione, quindi analogamente a voi con Neurordis, alla Federazione Europea che è EFIA, nonché a quella mondiale che è IFMA. Abbiamo oltre 200 aziende associate che rappresentano quindi il gran parte, il 90% del settore, delle aziende del settore, sia in termini di fatturato che esportazioni, che investimenti, che occupazione. Siamo peraltro, il nostro settore, in pochi lo sanno, siamo primi come produzione nell'Unione Europea e ce la battiamo con i tedeschi, quindi questo è un punto d'orgoglio che ci piace condividere con voi.
E rappresentiamo le istanze delle imprese presenti nel paese, quindi noi siamo l'associazione che rappresenta, quindi l'Uniamo e non l'Eunordis della situazione. Promuoviamo la competitività e lo sviluppo scientifico e ne comunichiamo il valore alle istituzioni, all'opinione pubblica e agli stakeholder. Quindi adesso lascio a voi poi cogliere quante cose abbiamo in comune, ma sono veramente molte. L'associazione persegue la realizzazione di un contesto normativo stabile, che è una delle prime condizioni, e di una politica del farmaco che riconosca all'industria del settore un ruolo vitale per la crescita delle life science nel paese. Oltre che naturalmente la salute dei pazienti, di cui siamo orgogliosi perché è una missione che ci rende appunto orgogliosi. La nostra missione, quindi voi siete pazienti ma anche cittadini, quindi vi diamo proprio velocissimamente alcuni numeri per farvi capire il settore, cosa rappresenta anche per il paese. Quindi abbiamo un 49 miliardi di euro di fattura di produzione, un 90% in più della produzione va in esportazione, quindi diamo un contributo importante anche al paese da un punto di vista economico. Fabbriche e centri di ricerca oltre 200. Quindi in Italia, con presenze concrete su territori, investimenti 3,3 miliardi di euro e occupazione 68.600 persone. Qui vedete un grafico nel quale noi appunto mettiamo in connessione tutti questi aspetti, perché questi numeri in qualche modo, su cui questi numeri vanno ad impattare, che vanno dai risparmi per il welfare, dalla maggiore salute alla crescita economica, alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. E sempre all'interno della nostra missione, l'obiettivo, noi riteniamo che nel farmaco l'intelligenza è vita e ci siamo inventati tanto tempo fa, qualcuno di voi l'avrà visto nei concerti del precedente presidente Scaccabarozzi, questo orologio della vita che proprio dà il senso di quanto tempo recuperiamo della nostra vita proprio grazie ai farmaci, alle cure, alla prevenzione, a tutto. E quindi 3 mesi in più ogni anno, 6 ore al giorno, anche oggi le abbiamo guadagnate. E a destra potete vedere alcuni dati che sono importanti perché danno il senso dell'utilità del lavoro del nostro settore, perché in 20 anni in Italia a livello di mortalità sono meno 28% le malattie croniche e meno 41% i tumori. Un milione di persone in 10 anni sopravvivono dopo una diagnosi, quando eravamo, e vedete anche altri dati significativi, quando 30 anni fa uno su tre, quindi l'83% era il valore, quindi grazie ai nuovi farmaci abbiamo recuperato un 83%. Faccio l'esempio dell'epatite C, che è diventata curabile. Voi sapete che il percorso era drammatico. Spesso portava anche alla morte, invece ringraziando Dio, grazie a un farmaco in 2 o 3 mesi si riesce a curare questa importante malattia. Ma arriviamo alle malattie rare, farmaci disponibili in Italia da 7 nel 2007 a 135 oggi. I vaccini hanno garantito l'eradicazione e il controllo di malattie che salvano milioni di vite, tanto più questo vale per i pazienti, penso, rari che hanno bisogno di non arrivare ad ammalarsi avendo già i loro problemi. Antibiotici innovativi che contrastano le infezioni resistenti, sapete che è il problema che ci aspetta nel futuro, che è ormai presente. Antibiotici innovativi che, no, l'ho già detto, scusate, tanti trattamenti in più per patologie acute, croniche e anche rare, come nel vostro, per quello che vi interessa, anche grazie al ruolo crescente delle terapie avanzate. Negli ultimi 3 anni 79 nuovi farmaci al mondo per anno si sono sviluppati e 21.000 sono in sviluppo. Quindi il nostro futuro ci porterà 21.000 farmaci che al momento sono in fase di sviluppo e speriamo che molti vadano proprio verso la cura dei malati rari. E sempre per rimanere nell'ambito della nostra missione, dei nostri obiettivi, della nostra attività. Appunto, dicevo, molte le similitudini, come si potete toccare con mano, sono tanti e sovrapposti i fattori che determinano le regole. Noi siamo tra i settori più regolamentati in tutte le proprie fasi. Non è un caso che i corsi di cui citava la dottoressa Pesaro prima, molti riguardano proprio la regolamentazione e la normativa. E noi quindi per primi dobbiamo farci i conti e misurarci con questo.
perché dai primi stadi della ricerca fino allo smaltimento della confezione dei medicinali, che voi sapete facciamo a cura nostra insieme alle farmacie, tutto questo è specificamente regolamentato. Qui la nostra mission vista dal nostro interno, come potete vedere, immagino che molte cose sono le stesse che UNIAMO fa per le sue associazioni. Da un lato abbiamo la rappresentanza che noi rivolgiamo nella mia direzione sia al Parlamento italiano, sia al governo, sia al Parlamento europeo. Noi abbiamo una sede a Bruxelles, presso Confindustria, sia verso la rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE, appunto, i consigli, e poi seguiamo ovviamente i consigli europei di interesse con i vari ministeri competenti. Dal lato a imprese, ovviamente sviluppiamo una serie di servizi anche alle imprese che vanno dalla lettura dello scenario istituzionale al monitoraggio istituzionale, all'analisi dei provvedimenti di specifico interesse, eventi di rilevanza istituzionale che vengono organizzati, poi alcuni dei quali vi faremo degli esempi, e supporto ai gruppi strategici. E il ruolo di Farmindustria nel dialogo con le istituzioni, così come per UNIAMO, anche per Farmindustria è molto importante per il motivo che dicevamo prima, e svolgiamo un costante e intenso dialogo con le istituzioni, anche attraverso incontri specifici, audizioni parlamentari, cercando di guidare il dibattito, di dare argomentazioni per il dibattito e ottenendo un crescente riconoscimento del valore economico della strategicità del settore farmaceutico e del ruolo che svolge per la competitività del Paese e dell'Europa. Farmindustria, il valore aggiunto che Farmindustria dà alle istituzioni, così come l'associazione Cappello Vostra, che è appunto UNIAMO, è proprio quella di mediare le posizioni tra i diversi associati e quindi rendendosi portavoce delle istanze mediate delle imprese, quindi portando alle istituzioni una mediazione che altrimenti difficilmente le istituzioni da sole potrebbero svolgere, e amplificando la voce del settore farmaceutico, creando e dimostrando nel valore. Vi faccio solo due esempi. Cioè abbiamo due esempi di eventi. Abbiamo avuto un evento su Bruxelles sulla revisione farmaceutica. Poi vi faremo proprio un esempio specifico su questo tema. Ma poi facciamo anche degli eventi sui territori che si chiamano Innovazione e Produzione di Valore, che a volte hanno visto anche coinvolte la vostra associazione o altre associazioni di pazienti, è l'ultimo dei quali è stata ancora annunciata, proprio per far toccare con mano al territorio quale valore il settore rappresenta anche per quel territorio, per quella regione. Voi sapete che la sanità è regionalizzata, è fortemente regionalizzata, poi se arriverà la normativa anche nuova sull'autonomia differenziata, ancora di più lo sarà. E qui a destra questo slogan, diciamo, che è di Kennedy, penso si attanagli benissimo anche ad UNIAMO e non solo se riferito a noi, ma è utile per tutti voi nel vostro lavoro di tutti i giorni, perché se si vuole parlare con le istituzioni, e come lo diceva Kennedy, ma io lo dico sempre ai miei, io la chiamo prova cretino, tra virgolette, così ci facciamo anche un sorriso, perché devo capirlo io, non è detto che l'interlocutore sappia tutte le nostre technicalities, quindi sono quelle persone, i lobbisti, che per far comprendere un problema impiegano 10 minuti e mi lasciano sulla scrivania 5 fogli di carta. Per lo stesso problema i miei collaboratori impiegano 3 giorni e decine di pagine. Quindi un po' diamo un po' una ricetta anche per, no, nelle vostre interlocuzioni, che immagino ciascuno per la propria patologia poi avrà anche a livello istituzionale o comunque in generale con gli stakeholder, pensavo utile e simpatico condividerlo, ma è molto importante. Quindi, sempre come mission, obiettivi e attività, monitoraggio e analisi del contesto politico istituzionale svolgiamo nei confronti dei nostri associati e non solo, e dei temi prioritari, l'individuazione degli stakeholder influenti nel processo del decision making e pianificazione di incontri periodici, definizione e aggiornamento di documenti relativi alle posizioni e all'organizzazione di temi prioritari, progettazione di iniziative per promuovere appunto gli interessi legittimi del settore. Adesso passiamo un pochino, seguendo quello che già vi sto dicendo, diciamo a come si individuano gli interlocutori istituzionali e come no,
partiamo da, decidiamo come, diciamo, con chi relazionarci su un tema. Poi vi farò anche un esempio concreto che ci ha visti insieme anche in un forum di approfondimento. Ecco, vi faccio vedere, questa è la nuvola che noi, dei nostri interlocutori, quando noi, il nostro attuale direttore generale è arrivato in questa associazione. Vi faccio vedere velocemente quella dopo, questa è l'attuale. Come vedete, ci siamo interfacciati. Prima venivamo vissuti, e un po' è la stessa cosa per voi, soltanto come sanità, ma poi per voi c'è anche il sociale, per noi c'è tanta altra roba, c'è l'economia, c'è tanta roba. E quindi, come vedete, la complessità alla quale oggi siamo, con la quale ci misuriamo tutti i giorni, ma che ci consente appunto di creare, diciamo, quella cultura sul settore necessaria per veicolare tutti i messaggi che si ritiene opportuno, come settore. Quindi, andando avanti, io vado veloce perché sono tante le cose che vi devo dire, non voglio rubare al collega tempo. E vi abbiamo fatto un esempio. Oddio. C'è qualcosa davanti? Ecco. Vi abbiamo voluto fare proprio un esempio pratico, anche perché poi insieme abbiamo lavorato su questi temi. Vi faccio l'esempio pratico della revisione della legislazione farmaceutica UE che riguarda anche voi, quindi come associazione. Ecco, noi come ci siamo mossi? È il 26 aprile la Commissione europea, dopo tanti falsi allarmi, quindi in fortissimo ritardo, ha adottato le sue proposte. Che comprendono un regolamento e una direttiva, e ha dato vita come di consueto, quindi a livello, questa è un po' la procedura che ve la dico perché è un po' a livello europeo quello che accade sempre, che è un po' quella più difficile, perché mentre a livello di Senato e Camera è più facile comprenderlo anche sentendo il telegiornale, abbiamo pensato che questo poteva esservi utile, perché poi, ahimè, le decisioni europee arrivano anche in Italia, quindi è bene conoscerle. Quindi a questo punto quasi sempre la Commissione europea fa una consultazione pubblica alla quale avete partecipato anche voi, sicuramente come Eurordis, non so se come Uniamo, e noi altrettanto abbiamo fatto, così come ha fatto la nostra associazione europea. Poi abbiamo, se si tratta di dossier legislativi, perché il Parlamento adesso ha un ruolo molto più importante che non in passato, dove non aveva assolutamente nessun ruolo, e nel mio caso che adesso viene eletto dai cittadini, e poi ne parleremo. Quindi da un lato abbiamo il Parlamento europeo con questi passaggi, quindi l'assegnazione del dossier alle commissioni competenti, poi vengono presentati gli emendamenti nelle commissioni, prima in mezzo ci sono tante riunioni che nessuno di noi vede, ma che sono, diciamo, tappe di avvicinamento a questi emendamenti tra i vari gruppi politici, perché poi a livello europeo c'è la complicazione che quelli che voi conoscete di partiti italiani in realtà vanno dentro dei gruppi più grandi, dove magari ci sono posizioni diverse. Per esempio, i paesi dell'est spesso non hanno posizione analoga a quelle dei paesi come il nostro, che hanno una manifattura forte. Quindi ci sono molte complicazioni rispetto al nazionale. Poi, quindi, negoziazione tra i relatori sugli emendamenti di compromesso, quindi altre tappe di avvicinamento ad eventuali compromessi, e poi c'è l'adozione in commissione dei progetti di relazione, laddove ci sono delle commissioni che danno il parere, come nel caso a volte dell'industria o della giuridica, danno un parere alla commissione di merito, che nei casi nostri spesso è l'ENVI, che è quella ambiente salute, e infine si passa all'aula. A destra, dall'altro lato, in contemporanea abbiamo invece il Consiglio, quindi gli Stati membri, che a loro volta fanno le discussioni in gruppi di lavoro, presentano le bozze al Comitato dei Rappresentanti Permanenti, il CORE, per dove partecipano le nostre rappresentanze permanenti, discussioni in Consiglio Salute, che si chiama EPSCO perché in realtà c'è anche la parte sociale, e l'approvazione del testo di posizione in Consiglio, e fondamentale il confronto con il governo italiano in tutto questo, perché è chiaro che in queste fasi è il governo italiano che esprime per l'Italia e quindi diciamo, per il nostro paese le posizioni su questi dossier. Perché dico parallelo? L'ho fatto in modo molto schematico, perché spesso anche da noi ci dicono: ma allora il Parlamento sta facendo? Sì, ma tu devi sempre tener conto delle due cose, perché si arriverà poi alla fine ad una posizione del Parlamento, che modificherà, farà delle proposte di modifica alla posizione della Commissione, e poi il documento, la posizione del Consiglio.
E solo dopo ci saranno dei momenti che si chiamano in gergo triloghi, nei quali questi due mondi si parlano per provare a trovare dei compromessi e arrivare a un testo comune. Si arriva al testo comune con la commissione che fa un po' da mediatrice, da facilitatrice. Può succedere che non si arriva a una legge? Sì, si può, perché se non arrivano, è capitato anche nel nostro settore con alcune direttive o regolamenti, si può non arrivare, però insomma ultimamente stanno chiudendo molti dossier. Ecco, perché vi dicevo delle elezioni? Perché adesso è proprio il caso in cui ci troviamo. Ormai siamo, come sapete, in campagna elettorale perché si azzerano tutte le istituzioni europee, come succede nel nostro Parlamento, e andremo all'election day per l'Italia l'8 e il 9 di giugno, mentre i paesi europei possono dal 6 al 9, quindi ogni paese sceglie quando farlo. Questo che vuol dire? Vuol dire che sia il Parlamento verrà completamente rinnovato attraverso il voto dei cittadini, cosa che in passato non accadeva, quindi il Parlamento ha una valenza politica molto forte in questo caso, mentre la Commissione rimane a livello di struttura tecnica rimane invariata, mentre verrà cambiata ovviamente diciamo la von der Leyen, per capirci, la commissione intesa come commissari, eccetera. E quindi, per quanto riguarda noi, sempre per rimanere nell'esempio pratico, quindi che cosa abbiamo fatto? Da un lato, la partecipata alla consultazione, abbiamo incominciato a dialogare con tutte le persone, con tutti gli stakeholder che a vario titolo erano interessati a questo tema. E ci siete anche voi, perché accanto ad Aspen, noi per esempio abbiamo collaborato con Altems e sia a un evento iniziale, ma poi con un forum che ha visto proprio la partecipazione di Uniamo attivamente nella definizione di linee comuni, di approfondimenti comuni, di idee comuni da portare poi nella propria autonomia anche a livello di Bruxelles. Come primo evento abbiamo avuto un evento con Altems promosso da noi, ma al quale avete partecipato attivamente il 24 maggio del 22. Poi c'è stato appunto il forum d'approfondimento coordinato dalla direzione del collega e alla fine il 9 maggio del 2023 c'è stato l'evento di presentazione proprio del documento frutto di questo forum. Quindi come vedete già qui io vi ho messo in risalto la sinergia che c'è tra noi e le associazioni dei pazienti, ma poi ne parleremo ancora meglio. Ecco, andando avanti, questa vi ho acceso quali sono per la revisione farmaceutica gli interlocutori con i quali noi, analogamente come abbiamo fatto con voi e con Altems e con tutti gli altri mondi delle associazioni di pazienti, tutti gli altri istituzionali, no? E sicuramente, come vedete, in modo provocatorio abbiamo scritto, ce ne siamo sicuramente scordato qualcuno, perché voglio dire, se pensate alla nuvoletta iniziale, capite perché lo dico. Ecco, noi qui abbiamo voluto un pochino riassumere e parlare, per esempio, perché in quest'ottica, diciamo, di dialogo, a un certo punto tra gli stakeholder, che sono l'associazione dei pazienti, eccetera, quindi vedete varie associazioni, abbiamo promosso un evento a Bruxelles a maggio, perché poi iniziava la campagna elettorale, quindi i parlamentari sarebbero stati molto presi in Italia. Quindi li abbiamo cercati di prendere on board sul tema e quindi, come vedete, siete stati invitati anche voi e anche la vostra associazione europea, altre realtà, e abbiamo avuto una importante presenza. Ma la cosa importante, abbiamo voluto avere un approccio di sistema paese, Italia, perché al di là delle differenze politiche dei singoli parlamentari, è importante far capire l'interesse del paese a rimanere uno hub farmaceutico importante, perché questo il Covid ce l'ha insegnato, è importantissimo avere le fabbriche in pancia per poter poi avere meglio e prima i farmaci. E come vedete abbiamo coinvolto tante realtà, dalla rappresentanza permanente, è stato presente l'ambasciatore delegato proprio ai nostri temi, con tanti consiglieri diplomatici e gli attaché, il Parlamento europeo, oltre 55 tra eurodeputati di tutti i partiti, funzionari e con i loro collaboratori, erano presenti diversi vicepresidenti dei gruppi europei. E poi la Commissione europea, perché è da lì che è partita tutta la normativa, con due direttori, insomma, altre numerose presenze.
In generale il sistema Italia, abbiamo coinvolto tutta Confindustria, il Comitato Economico Sociale che dà i pareri, quindi un po' tutto, e la nostra EPIA naturalmente. E poi, come dicevo, ultimi ma non ultimi per importanza, le stesse associazioni più presenti e attive su Bruxelles. Passiamo, la cosa più importante è stato naturalmente quello, abbiamo detto che la colonna di destra c'è il Consiglio, quindi naturalmente ci siamo subito attivati per far capire le criticità e le opportunità che le proposte della Commissione potevano avere per il Paese, dialogando quindi con il governo. E dobbiamo riconoscere che il nostro governo è stato il primo ad aver adottato una posizione su carta governo italiano. Neanche i tedeschi, cioè una volta tanto abbiamo lavorato in anticipo. Voi sapete che uno dei grossi problemi è riuscire a far partecipare attivamente alle riunioni a Bruxelles, perché a Bruxelles se non ci sei hai già perso, se ci sei c'è qualche speranza. Questo io è il mio motto. E quindi questa volta, per fortuna, c'è stata una sensibilità da parte del governo che si è attivato subito, adottando quindi una posizione molto forte, dove, che evidenziava come, per esempio, una diminuzione della tutela brevettuale rispetto a paesi come gli USA, altri paesi concorrenti, il rischio grosso è la nostra paura, ma che possiamo condividere con voi, perché è una paura che ha un impatto forte anche sui pazienti, è che le aziende si spostino in altri paesi, perché qui non hanno le stesse garanzie. Voi sapete che la tutela, un farmaco, poi ve lo dirò dopo, ma insomma, per arrivare ad avere un farmaco ci sono tantissimi fallimenti, e la tutela brevettuale serve per avere quei soldi, quel ritorno e quella forza per poter reinvestire di nuovo. Quindi è fondamentale. Ecco, vado avanti. Quindi, come vedete, la posizione del governo è stata presa con un lavoro comune tra tutti i ministeri, questo gli va riconosciuto, quindi non solo il Ministero Salute, ma anche il Ministero Industria e il Fitto come coordinamento, quindi è anticipato la pubblicazione delle proposte, come dicevo, è stata inoltrata a tutti i MEPS italiani, quindi hanno fatto anche un'opera di sensibilizzazione, quindi a tutti i parlamentari e a tutte le rappresentanze e a tutti i paesi. Quindi questo prima addirittura che la Commissione europea pubblicasse le proposte di direttiva e di regolamento. E poi quindi questa linea viene seguita poi dalla rappresentanza permanente nei successivi sviluppi. Ecco, qui abbiamo voluto riportare una frase che sulla revisione farmaceutica, perché l'altro aspetto è AIFA, perché la longa mano del Ministero che poi partecipa attivamente a Bruxelles ai lavori è AIFA. E quindi qui abbiamo voluto riportare, lo potete leggere, una frase di AIFA, una delle tante, perché poi anche loro sono stati auditi dal Parlamento in fase ascendente. E qui a sinistra invece vedete quali sono i paesi che a vario titolo si sono espressi sul tema, diciamo. Ecco, minore ricerche aggiungo qua, perché l'hanno detto in altri pezzi che qui non abbiamo ripreso, ma minore ricerca in UE e in Italia vuol dire anche minore cure per i pazienti, purtroppo. E quindi è un interesse comune di fare in modo che le aziende rimangano in Europa, perché voi sapete che l'Europa ha già perso tanto rispetto agli USA, rispetto ai paesi arabi, e che si stanno facendo con forza, che stanno facendo forte competizione all'Europa, e noi invece puntiamo che questo settore rimanga in questo paese, in questa parte del mondo. Qui velocemente, soltanto per darvi il cenno, per darvi un senso di concretezza, vi dico che a livello di Parlamento il 19 marzo dovrebbero votare in commissione etica e quella di merito. Però ci sono grosse difficoltà per trovare i famosi compromessi di cui vi parlavo prima, mentre la commissione ITRE, che era l'unica che doveva dare il parere, l'ha dato il 22 di febbraio. Dal lato consigli, quindi stati membri, da un lato avremo il 21 giugno il prossimo Consiglio Salute, quindi stanno esaminando. Voi sapete che adesso il semestre è belga, e i belgi sulla revisione farmaceutica hanno deciso di concentrarsi sulla parte carenze soltanto. Voi sapete che è tanta roba, sono tantissimi articoli, e quindi stanno approfondendo questi aspetti. E dall'altro lato c'è il tema competitività, che verrà affrontato proprio il 7
7 di marzo, sia da un punto di vista di prospettive del futuro, di quali sono i settori strategici per il futuro, e noi ci auguriamo che la life science in generale, quindi a prescindere da noi, venga ribadito come settore importante per il paese, ma anche quindi approfondiranno il tema della necessità che anche il Consiglio Competitività si occupi dell'impatto che questa regolamentazione avrà sui paesi. Vado velocemente al sottocapitolo, diciamo, dialogo con le associazioni dei pazienti. Come avete visto, il nostro grande titolo è Farmindustria accanto ai pazienti, perché così ci piace. Una volta si diceva che il paziente era al centro, in realtà noi oggi come oggi, con gli sviluppi di cui parleremo adesso, pensiamo che siamo a fianco, a fianco insieme per fare un percorso. Verso quello che adesso andremo a dire. Ecco, qui volevo dare un po' il senso del cambiamento, è tutto molto veloce purtroppo. Il progresso tecnologico cambia i prodotti, i processi e l'organizzazione aziendale, no? La ricerca e sviluppo può rendere disponibile in minor tempo, sempre pensate ai vaccini Covid, in minor tempo nuove terapie, la produzione diventa più efficiente, la presa in carico dei pazienti si trasforma da semplice erogazione di prestazioni a un percorso olistico che integra farmaci, diagnostica di precisione, device, servizi di assistenza. Tanti gli attori ve li abbiamo un po' voluti riassumere qua, ma anche perché sono tutti i nostri interlocutori, ovviamente in quella famosa nuvola ci sono anche tutte queste persone, tutti questi soggetti in realtà. Il dialogo con le associazioni dei pazienti, siamo in tempo? Sì. Ok, se no datemi un segnale. Noi dal nostro, come vediamo il nostro rapporto? Noi consideriamo le associazioni dei pazienti un interlocutore primario per i motivi che ci siamo detti e per altri che andremo a dire. Per temi trasversali di ampia rilevanza sociale e sanitaria, come la ricerca, la sperimentazione clinica, l'accesso all'innovazione, la medicina di genere, le malattie rare, e non voglio qui chiudere l'elenco perché sono tanti gli argomenti di cui abbiamo parlato in questi anni insieme. E quindi, ovviamente, noi siamo un'associazione come Uniamo è la vostra associazione di cappello di riferimento. Quindi, noi come associazione dialoghiamo e ci interfacciamo con i nostri omologhi, quindi nella fattispecie Uniamo. Evidentemente non andiamo ad esaminare o seguire se non ci sono, diciamo, ricadute di natura orizzontale e generale su patologie specifiche, perché questo ovviamente lo lasciamo alle nostre singole aziende che nella loro autonomia decidono cosa fare, che tipo di convegni, eccetera. Farmindustria si confronta quindi con le principali associazioni, federazioni cappello che, come dicevo, rappresentano un'ampia platea di associazioni pazienti sotto di loro. Come voi ci sono altre associazioni che non riguardano le malattie rare, ma che riguardano la donna, faccio l'esempio Onda, Cittadinanza Attiva, sono varie, no? Quindi loro, queste associazioni cappello che per voi Uniamo, come noi, si fanno portavoce mediando e facendosi carico dei vostri bisogni e delle vostre necessità. Farmindustria segue e promuove la crescente consapevolezza in tutti gli stakeholder del ruolo fondamentale delle associazioni dei pazienti, un soggetto che concorre sempre più attivamente. È un percorso che è stato fatto molto importante alla costruzione delle più importanti politiche sanitarie. Fenomeni epocali come la pandemia da Covid hanno messo proprio in luce la necessità di procedere insieme, uniti, anche per la soluzione dei problemi. Tanti ne abbiamo risolti proprio mettendoci intorno al tavolo insieme con le istituzioni. E alcuni di questi poi il collega ve ne parlerà anche per il futuro. Verso un nuovo modo di intendere l'assistenza sanitaria e i sistemi di governance. Qual è la finalità di tutto questo? Essere al fianco del benessere del paziente per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche comuni. In questo siamo a fianco, no? Perché ognuno lo fa nella sua autonomia, ma siamo insieme per farlo sempre meglio. Creare sinergie grazie alle rispettive esperienze e conoscenze al fine di confrontarsi, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, per la ricerca di soluzioni alle criticità via via riscontrate.
Questo è un po' il nostro approccio. Quali possono essere gli esempi di sinergia che abbiamo con le varie associazioni di pazienti? Dal sostegno a spettacoli, in passato avevamo un presidente che aveva una band, quindi a spettacoli per la raccolta fondi. Da questo era un momento diverso nel quale i vostri associati, non lo dimenticherò mai, ragazzi che salivano sul palco con orgoglio perché con il presidente che aveva una band con le borchie, diciamo, e facevano la foto, ma bisogna anche sorridere, credo, e dalla sensibilizzazione reciproca, quindi anche con voi associazioni su nuove norme, discipline di comune interesse in un'ottica di partnership, un coinvolgimento delle istituzioni su tematiche condivise, iniziative, convegni, alcuni esempi li abbiamo fatti, collaborazione per pubblicazioni di approfondimento su temi di comune interesse, ecco il forum di Altems è stato uno dei casi, ma ce ne sono stati tanti, sostegno e partecipazione a corsi di formazione e borse di studio, e ci siamo anche oggi, contributi per la realizzazione di opere a favore dei pazienti e dei loro familiari, progetti rivolti ai caregiver, perché è uno dei grandi temi. Partecipazione a consultazioni pubbliche su argomenti di grande interesse e di comune interesse. Oh, e poi l'attività, ovviamente, ma qui dico veramente solo i titoli, passa, dico, quindi comune, passa attraverso il coinvolgimento in molteplici progetti ed iniziative, alcune delle quali solo per titolo, ma non vogliono essere esaustivi, il Digital Clinical Trial e la Real World Evidence, ma sono solo alcuni, di cui peraltro poi parlerà il collega dopo. Passiamo all'altro aspetto. Noi, come la Uniamo ben sa, perché noi la prima cosa che chiediamo alle associazioni con le quali dialoghiamo è di scambiarci gli statuti reciproci, perché noi abbiamo ci siamo autodati delle regolamentazioni molto severe che ci vengono dall'Europa, dalla nostra associazione europea, ma che vedono diciamo, l'adozione di un codice nostro deontologico farmindustria molto serrato su tanti aspetti, tra cui anche quelli che riguardano il dialogo. E quindi per le nostre aziende devono far salvo quello che viene previsto nel nostro codice etico, pena l'espulsione dopo alcuni richiami, cioè per farvi capire c'è anche la sanzione, c'è il cartellino verde, giallo e poi rosso. Ecco, qui vedete un pochino riassunti, quindi abbiamo il codice deontologico, diciamo i principi ispiratori sono la chiarezza degli obiettivi, la trasparenza, l'indipendenza dei soggetti e il rispetto. Non interferenza nel rapporto tra medico operatore sanitario e paziente. Questi sono un po' e a livello europeo, ovviamente la nostra associazione europea ha dato il via già nel 2017 a Working Together with Patient Groups, che poi mano a mano sta sviluppando la propria attività. Qui vi abbiamo diciamo riassunto il nostro codice deontologico. Vi tiro fuori, vi dico soltanto quali sono i titoli che più riguardano, ma poi potete andare nel nostro sito, lo trovate tutto, quindi potete studiare come volete. Quindi la finalità è garantire la massima correttezza dei comportamenti. Le aziende associate, come vi dicevo, si sono date un codice deontologico ad oggi tra i più rigorosi in Europa, che regolamenti i rapporti tra imprese, tra queste il mondo scientifico e sanitario e con le associazioni dei pazienti. Vi dico solo tre capitoli, articoli, sezioni. I rapporti, c'è una sezione dedicata ai rapporti tra le aziende farmaceutiche, le associazioni dei pazienti e i pazienti esperti, penso sia utile per voi perché poi a cuore titolo avete diciamo, il rapporto con le singole aziende, quindi penso utile sottolinearvelo. Il programma, un'altra sezione dedicata al programma a supporto dei pazienti, Patient Support Program, e infine la trasparenza dei trasferimenti di valore, Transfer of Value. Naturalmente, siccome deriva dall'Europa, ci piace usare l'inglese. Io l'avrei scritto in italiano, ma va bene così. Il valore aggiunto portato dal paziente, appunto, dicevamo, no? Perché crediamo molto in questo essere al fianco? Perché riteniamo che ascoltare le esperienze dei pazienti attraverso le loro associazioni è fondamentale, comprendere le loro sfide, scambiare opinioni può plasmare il futuro della ricerca medica e della gestione delle malattie per affrontare in modo più adeguato i bisogni insoddisfatti dei pazienti.
Sì, è solo attraverso un dialogo aperto e trasparente, infatti, che si può arrivare a migliorare le stesse cure e bisogna guardare l'impatto del ciclo di vita completo del medicinale. Quindi chi meglio di voi può aiutare le aziende e noi a cogliere questi aspetti? Ecco, il valore aggiunto portato dal paziente, le aree su cui il coinvolgimento dell'associazione dei pazienti può portare un valore aggiunto, ne voglio individuare solo alcune, ma non vuole anche qui essere esaustivo, stesura del protocollo clinico, attività regolatorie, considerazioni etiche concernenti gli studi clinici fin dalle fasi iniziali, health technology assessment, che sono solo alcuni. Qui passiamo, vi dirò soltanto i titoli. Come il dialogo con le associazioni dei pazienti, il valore aggiunto sempre portato dal paziente, da un lato in Europa il processo in corso a partire dal regolamento europeo, ne parleremo anche con la vostra presidente per un progetto che vogliamo portare avanti, che speriamo di poter portare avanti con voi, c'è il nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche, ma poi c'è anche una regolamentazione che sta crescendo anche su sensibilizzazione di voi associazioni, che ha visto l'adozione da parte del Ministero della Salute nel 22 dell'atto di indirizzo che dà un ruolo, no? Un ruolo anche nel termine di definizione della regolamentazione della legislazione, e a valle di questo ci sono diverse proposte di legge, noi poi alcune ve le abbiamo portate lì, anche bipartisan, che mirano ad andare oltre quello che ha definito il Ministero, giustamente per definire meglio diciamo, i criteri e il coinvolgimento come dovrà avvenire. E questo solo per ricordarle e darvi un po' il quadro d'insieme di come si sta muovendo questo mondo. E poi infine il Sunshine Act, che noi ce l'abbiamo già in pancia per il codice etico, ma riguarda un po' tutto il mondo sanitario e quindi anche l'associazione dei pazienti. È bene che anche i vostri associati ne siano consapevoli. E credo di aver finito con l'ultima. Volevo dire che dal 2016 Farmindustria organizza ogni anno a marzo, intorno alla festa della donna, un evento che ha toccato tanti aspetti che riguardano le associazioni dei pazienti, cioè dalle pazienti donne, quindi con le loro specificità, con un focus più di un focus sulla medicina di genere, alle donne caregiver, torno al discorso di prima, perché accanto a ogni paziente c'è un caregiver e spesso è donna, che supportano i pazienti in famiglia, alle ricercatrici, ci sono state borse di studio per progetti innovativi proprio per le donne, eccetera, con l'assegnazione di premi a giovani ricercatrici. E infine il grande tema che adesso ha preso piede, siamo stati tra i primi a porlo sul tavolo, diciamo, come tema crescente, alla natalità e alle famiglie. Quest'anno si terrà il 13 di marzo e sarà sulla natalità una questione di coppia, perché riteniamo che il problema non è solo delle donne, ma è un problema di coppia. E naturalmente dal nostro punto di vista lo vediamo sia come aziende che fanno farmaci che aiutano la fertilità, ma dall'altro anche come aziende che credono che il welfare aiuti al miglioramento della qualità di vita e delle persone caregiver che lavorano, ma anche degli stessi dipendenti. E niente, io vi ringrazio e passo la parola al collega Zibellini sui temi che adesso lui vi illustrerà. Grazie. Non so se nel frattempo ci sono domande nella chat che Sì, magari. perché noi non le vediamo. Sì, allora c'è una domanda al volo, se volete ve la faccio, cioè ve la condivido, così magari spezziamo un attimino tra. Intanto ringrazio tantissimo la dottoressa Rozzi perché è stata veramente molto interessante la sua Spero di non presentazione. aver corso troppo, No, scusatemi. è stata chiarissima, la ringrazio anche per l'entusiasmo oltre che per la chiarezza, insomma, e per un sacco di informazioni che ci ha dato. No, c'è una persona nella chat, Tonino, che chiede, facendo parte della consulta municipale per la disabilità del quarto municipio di Roma Capitale, mi chiedevo se era possibile avere un rappresentante di Farmindustria come relatore ad una nostra assemblea.
Non so se diciamo, se sull'iniziativa a cui voi. Perché noi siamo a livello nazionale, non andiamo su specificità locali. È uno dei parametri che ho dimenticato di dire, cioè noi andiamo, dialoghiamo con l'associazione appunto Cappello, come dicevo, per il motivo che dicevo prima, e naturalmente non, noi siamo una rappresentanza in Confindustria di livello nazionale, non andiamo su realtà specifiche ovviamente. Ok, perfetto, la Grazie, scusa. ma dobbiamo declinare, scusate. Ok, bene. Ok, allora passerei la parola al dottor Zebellini in questo momento. Ultimi 10 minuti, cercherò ovviamente di andare più veloce, poi avendo la disponibilità delle slide, della presentazione, poi ci sarà la possibilità per chi ci ascolta magari di approfondire qualche tema, così andrò Se molto. può andare un po' sulla sinistra perché non si sente benissimo l'audio, non so se avete anche voi la stessa impressione. La voce. Sì, ho una voce meno squillante di Nadia, A quindi. me è impossibile non sentirmi. Allora, come dicevo, cercherò di fare un po' il punto specifico sugli aspetti delle malattie rare, in particolare per quello che è la posizione di Farmindustria. Abbiamo prodotto un position paper dove raccogliamo una serie di proposte di iniziative e poi sulla parte ricerca. Grazie. Ricordo semplicemente, la conoscete molto meglio di me sicuramente, che è stato approvato finalmente dopo 7 anni il Piano Nazionale delle Malattie Rare. E all'interno ci sono stati individuati in modo credo molto importante una serie di strategie su determinati temi, individuando quelli che sono gli obiettivi, le azioni, gli strumenti e poi anche ovviamente come misurare effettivamente a che punto siamo. Credo che l'aspetto importante sarà proprio quello di riuscire a mettere in piedi e quindi sviluppare tutte queste iniziative, perché credo che siano tutte di rilevanza. Temi messi nel piano nazionale, ma che sono ripresi. Qui do, ecco, un esempio delle tematiche che avevamo già in qualche modo individuato nel nostro lavoro, nel nostro documento, che in qualche modo si avvicina a quelle che sono le tematiche prioritarie individuate nel piano nazionale. Qui le ho un po' riassunte, entrerò rapidamente in ognuna di queste, ma conoscete, penso che condividiamo tutti quanti quanto sono importanti gli aspetti della diagnosi precoce, la presa in carico, il patient journey che deve essere meglio sviluppato e adattato, un tema cruciale che è quello del passaggio dall'età pediatrica, cioè prendersi cura dal punto di vista medico dall'età pediatrica all'età adulta, poter accedere rapidamente e velocemente in maniera omogenea su tutto il territorio italiano alle terapie, quegli aspetti che hanno permesso anche, specialmente poi, come dire, messi a punto durante il Covid, quelle opportunità di poter per i pazienti di poter fruire nel modo più rapido e più efficace possibile delle terapie, ad esempio con poter portare avanti un discorso di somministrazione delle terapie a casa piuttosto che anche gli altri aspetti di tipo sociale. La formazione è un tema essenziale ed è questo uno dei motivi per cui siamo qui e su questo anche noi cercheremo di lavorare sempre di più. E poi la sfida ovviamente per quanto riguarda la ricerca dei nuovi farmaci, prima è stata citata la grande evoluzione dei farmaci rispetto negli ultimi 20 anni con la disposizione di terapie che solo 20 anni fa ne se ne conoscevano 7, in questo momento siamo oltre 150-160 farmaci, ma sempre di più speriamo di poterli sviluppare. Quindi farò una piccola specifica. Cerco di tenere i tempi. Screening neonatale e quindi diagnosi precoce per le malattie è fondamentale, perché prima riusciamo a individuare il problema, la patologia, partendo da quei sintomi che spesso non sono così noti o così chiari che potrebbero sovrapporsi ad altre patologie, quindi questo è un aspetto fondamentale. Quindi anche questo nel piano nazionale credo che l'aspetto dello sviluppo dei LEA e fare un aggiornamento di quelle che sono le patologie, quindi come dire, ampliare il panel di quelle che sono le patologie, le malattie rare, sarà un tema fondamentale proprio per poter poi accedere ai vari farmaci. La presa in carico prevede ovviamente un lavoro importante di
pianificazione e condivisione a livello multidisciplinare, quindi più esperti, più specialisti, più medici, più servizi devono essere implementati perché questo possa effettivamente avvenire, quindi che un sospetto diagnostico possa essere in qualche modo poi validato e riconosciuta purtroppo la malattia in quel momento, ma nel momento in cui viene riconosciuta deve essere definito un piano terapeutico, un percorso terapeutico, un PDTA, quindi poi definizione di chi dovrà prendersene cura e che tipo di terapie fare, quello che potrà essere in qualche modo il percorso del paziente, quindi aiutato lui e il caregiver, utilizziamo questi termini ovviamente inglesi che sono più facili di comprensione, ma diciamo tutte le persone che poi ruotano intorno al paziente, il suo mondo che dovrà affrontare e accompagnarlo nel percorso. E questo quindi è un po' nel piano nazionale, va in questa direzione, ma anche poi ovviamente Farmindustria nelle sue varie iniziative metterà molto in evidenza questi aspetti. Quello che accennavo, che è un tema da lungo si dibatte di questo aspetto, ovviamente quando la patologia, la malattia viene riconosciuta in età pediatrica, può far sì che la persona continui a essere seguita anche nella vita adulta. Quindi questo passaggio di competenze e di conoscenze, che talvolta anche il medico di medicina generale può avere meno rispetto al collega pediatra. Quindi questo è un aspetto fondamentale, quello che diciamo poi sempre anche in termini più generali della medicina di prossimità, quindi effettivamente trovare un riferimento per il paziente e per le persone che lo aiutano nella cura, un riferimento prima nel pediatra, poi nel medico di medicina generale, sempre lavorando su quel concetto però di multidisciplinarità con gli specialisti. L'accesso, diciamo, la possibilità che il paziente possa ottenere la prescrizione di un farmaco adatto a quello che è la sua malattia è un tema molto critico, molto cruciale, anche per l'aspetto, diciamo, spesso della sostenibilità economica. Però credo che sia importante che, come ovviamente non entrerò qui nel dettaglio, ma un farmaco viene prima approvato a livello europeo. Poi l'agenzia italiana in qualche modo approva la possibilità, diciamo, di ottenere un rimborso di questo farmaco, ma poi c'è tutto l'aspetto regionale, quindi la possibilità della distribuzione della presenza a livello regionale nei prontuari, poi degli ospedali, di questi farmaci. Si è cercato di ridurre questi tempi in maniera importante, quindi per la possibilità che indipendentemente dall'aggiornamento dei prontuari terapeutici, in un paio di mesi il farmaco sia comunque disponibile ai pazienti, ma se questo non è sempre facile, perché ovviamente poi delle risorse, il tema classico anche a livello regionale, e poi c'è anche l'aspetto, come dire, della possibilità che farmaci che sono previsti a livello ospedaliero possano essere. Questo non solo per il farmaco specifico della patologia, ma per tutti i farmaci, perché purtroppo spesso si parla solo del farmaco specifico indicato in quella patologia, ma tutto quel corredo di prontuario terapeutico che deve essere a disposizione del paziente, quindi possibilmente non deve andare ogni volta nell'ospedale di riferimento a prenderlo, ma possa essere presente nelle farmacie territoriali. Dicevo prima la possibilità di poter curare il paziente a casa, quindi però spesso manca questa, come dire, possibilità nei centri ospedalieri di fornire questo tipo di servizio, ma credo che sia questo uno degli aspetti su cui lavorare tutti insieme perché comunque il paziente possa ricevere a casa sia la terapia, la somministrazione della terapia e sia un'adeguata assistenza domiciliare. Il caregiver, le persone che in qualche modo sono vicini al paziente devono ricevere una formazione adeguata perché non è non solo sulla patologia, ma anche su come dire, gestire tutte le problematiche sociali, assistenziali che può avere questo tipo di paziente, che è una complessità di gestione importante. Quindi qui ci deve essere veramente un team non lasciato solo il paziente o chi lavora per l'assistenza, insieme quindi con i medici, gli specialisti e le strutture poi di riferimento, i centri di riferimento.
Studi clinici, qui magari entro un pochino più in dettaglio. Prima è stato citato anche nella slide di Nadia la specificità della ricerca, della sperimentazione. Per chi lavora in questo settore sa com'è complesso sviluppare un protocollo clinico, quindi diciamo un percorso di studi per poter poi ottenere la registrazione del farmaco, perché un conto avere tanti pazienti che possono accedere a quelle sperimentazioni e quindi rapidamente, come dire, arrivare alla gestazione del farmaco. Si tratta di alcune patologie di 20, 30, 50 pazienti magari in tutta Europa, perché poi spesso, ecco, questo vengono sviluppati questi studi a livello europeo per differenziare appunto anche specificatamente con quella che è l'epidemiologia nei nostri paesi. Questo è un tema cruciale, perché ovviamente i modelli statistici, diagnostici, e poi quando andiamo a lavorare con AIFA questo diventa un problema, perché magari la qualità, le evidenze sono minori, e poi soprattutto come purtroppo in molte patologie possiamo avere pazienti in diversi periodi della malattia, quindi nelle fasi iniziali piuttosto che nelle fasi ormai di malattia conclamata, in cui le sintomatologie sono chiaramente diverse. Questi sono i temi principali, quindi questo è, diciamo, un po' quello che noi su cui stiamo lavorando in tutte quelle situazioni, in quegli eventi, in quelle iniziative che prima sono state menzionate, insieme con altri attori con cui noi ci relazioniamo, con le istituzioni, con le società scientifiche, ma anche fondamentale lavorare insieme con voi, perché comunque la vostra esperienza, la vostra, come dire, contributo nel portare in maniera importante quali sono le criticità, perché poi spesso dal punto di vista medico viene vista la patologia e non il paziente con la patologia. Quindi questo è uno dei temi fondamentali, perché ogni persona vive e ha i problemi in maniera diversa, quindi costruire intorno a quella specifica situazione il miglior approccio terapeutico e assistenziale diventa fondamentale. Ho un minuto, quindi diciamo non entro adesso nel dettaglio di quello che sono i piani. Questo è un esempio di quello che dicevo della ricerca, che dura tantissimi anni con una Vabbè, difficoltà. diciamo, poi fino a 10 minuti, un quarto d'ora per domande, approfondimenti, quindi se vuole andare un pochino a Perfetto. sforare 5 minuti non c'è nessun problema, anche perché è talmente interessante che è veramente un peccato. Quindi dicevo, quindi comunque, al di là della registrazione, che prima accennavo, alcuni, come dire, milestones, alcuni momenti specifici, EMA, AIFA e quindi poi le regioni, la ricerca clinica, lo studio dell'efficacia dei farmaci, come questi farmaci possono portare il beneficio, quindi con studi successivi clinici oppure osservazionali. Si parla molto di real world evidence, un termine tecnico che però sempre di più ormai è nell'uso comune, ma anche ovviamente gli aspetti di sicurezza del farmaco, della farmacovigilanza, continua per tutto il tempo. Quindi è un investimento per le aziende importante, ma anche qui poi diventa fondamentale continuare a studiare con l'aiuto ovviamente dei clinici, ma poi anche con il ritorno dei pazienti, delle loro, come dire, esperienze. Chiamiamoli noi in termini tecnici, chiamiamo gli outcome, i patient reported outcome, che sono delle misure che danno queste evidenze. Ancora purtroppo nella collaborazione dovremmo lavorare insieme, perché queste evidenze spesso non vengono considerate in maniera adeguata nella valorizzazione della terapia e nella valorizzazione dell'efficacia. Le ho accennato le peculiarità e quindi non ci ritorno sopra, però ecco questo aspetto, quindi l'adattamento degli studi, avere anche, io ho lavorato in una ricerca e sviluppo di un'azienda. Nel momento che creiamo un piano di sviluppo di un farmaco, avere il contributo esperto del paziente, che ha e che sa indicare in maniera chiara quelle che possono essere le richieste di bisogno terapeutico, diventa fondamentale per disegnare insieme questo studio, che ovviamente però deve dire, seguire quelle che sono le indicazioni regolatorie, che chiedono di avere specifici risultati. Ma come dicevo prima, per esempio, introdurre i patient report outcome possono dare delle evidenze ben più chiare e più ampie poi del valore del farmaco. Anche questo, durante il Covid se ne è parlato molto. Decentralizzato significa che il paziente non ha necessità di andare nel centro clinico, ma può ricevere delle terapie a casa. E questo è un lavoro che dobbiamo fare: può ricevere il farmaco a casa, può ricevere le cure a casa, non solo nello studio ma anche nell'assistenza. Questi sono aspetti importanti,
AIFA dovrebbe creare una sua regolamentazione, in realtà ci sono delle raccomandazioni a livello EMA che danno delle indicazioni come si possono fare questi studi mantenendo appunto una parte di domiciliare, quindi non necessariamente del paziente, di andare nei centri che spesso ci sono i viaggi anche da regione a regione. Quindi dicevo, negli studi, ma non solo, la digitalizzazione, la televisita, la possibilità di ricevere appunto le cure a casa e altri servizi diventa fondamentale. Qui lavorare insieme su alcuni di questi temi per facilitare l'adesione dei pazienti, ma possono essere anche rimborsi spese, ad esempio, è un tema su cui stiamo lavorando a un tavolo ministeriale proprio per facilitare l'arruolamento e la possibilità di pazienti di partecipare. È un esempio pratico di cosa su cui stiamo lavorando proprio su queste, sulle facilità facilitazione del paziente. Due numeri, giusto per dare che cosa ci si aspetta, quindi un po' in futuro cosa possiamo avere, cosa c'è nella visione globale di studi clinici e di quelle che si chiamano le pipeline, quindi diciamo come dire in italiano è difficile tradurre la pipeline, però diciamo tutto quello che è il bacino. Sì, diciamo quello che viene contenuto, quelle che sono, diciamo, quanti farmaci, diciamo, un'azienda sta sviluppando. Quindi per ogni settore l'azienda ha 2, 3, 5, 10 farmaci in sviluppo. E qui c'è un'indicazione che le malattie rare rappresentano all'interno di tutto globale delle aziende il 30% dei farmaci in sviluppo delle aziende si occupano di malattie rare. Qui in senso globale, comprese anche ovviamente le oncologiche, però se qui vediamo in questa slide, in realtà il 57% dei farmaci di sviluppo sono in aree non oncologiche, e quindi diciamo che questo è un aspetto importante, ovviamente lì vedete una divisione nei vari capitoli di area terapeutica. Investimenti, la collega mi ha detto 3 miliardi e 3 di investimenti, di cui 1 miliardo e 9 nella ricerca e sviluppo, in particolare 700 milioni circa, non più ovviamente può variare, nelle sperimentazioni. Nel 2022, da dati AIFA, sono state 663 sperimentazioni autorizzate in questo settore. In futuro sarà sempre più importante continuare a svilupparle, ma anche il ruolo, e qui ci teniamo molto perché spesso si conosce quello che fa, si sente Telethon, AIRC o altre associazioni, si può tornare indietro, l'87%, il 90% delle sperimentazioni e delle ricerche in realtà sono con i promotori industriali, quindi questo è un aspetto comunque importante che deve essere tenuto in considerazione perché il grosso impegno delle aziende è in questo punto. La prossima. No, quella di prima, che tu non persa una. Eccola, no, non ho questa l'avevamo fatta. No, quindi questo qui era l'ultima slide che vi volevo far vedere per darvi un'idea un po' dell'impegno delle imprese in questo specifico settore malattie rare. Ovviamente queste slide saranno a disposizione, quindi avrei gli approfondimenti. Allora, grazie mille anche al dottor Zebrini per questo intervento. Devo dire che è stato estremamente interessante. Ci sono un paio di domande in chat che adesso vi giro e poi se avrei ho un paio di commenti, magari di domande che vorrei fare anche io perché sulle cose che vanno, insomma, che avete detto. Allora, c'è una domanda, cioè due domande da parte di una partecipante che chiede se tutte le aziende farmaceutiche hanno un codice etico, cioè esistono aziende farmaceutiche non provviste di codice etico, ce l'hanno tutte. La farmindustria devono rifarsi al codice etico, è ovvio, noi non possiamo andare a regolamentare aziende che non partecipano. Noi, le aziende farmindustria devono aderire a questo codice etico. Poi possono esserci, tenete conto che per farmaceutico si intende tante cose. Noi, come vi dicevo all'inizio, rappresentiamo le aziende che fanno il farmaco etico, quindi con prescrizione medica e pochissimi senza prescrizione medica. Poi ovviamente ci sono i farmaci di fascia C che non rappresentiamo noi, quindi ovviamente non ci affidiamo il nostro codice etico, ma magari ne avranno nella loro associazione, ce l'avranno, comunque ci avranno le regole, magari non severe come le nostre, perché come vi dicevo siamo i più tremendi, però ce l'avranno, supponiamo di sì. E comunque c'è il Sunshine Act che comunque li costringe nel rapporto con le associazioni comunque a rendere pubblico quello che fanno. Quindi a prescindere dal codice etico.
Questa è la Ok, vera poi risposta. grazie, c'è una risposta chiarissima. E poi appunto volevano un chiarimento su, lo lascio fare a voi, insomma, potremmo rispondere anche noi, ma preferisco che lo facciate voi, che cosa si intende per trattamento non farmacologico? Non ricordo specificatamente nella Ah, presentazione dove l'ha visto, però diciamo, per alcune malattie tutto quello che è un trattamento che utilizza altre possibili soluzioni terapeutiche che non siano specificatamente un farmaco, quindi possono andare da una serie, sì, possono essere integratore. dagli integratori a altre, diciamo, bisogno di altre. E anche la psicoterapia, per esempio, la fisioterapia, cioè tutto ciò, l'aiuto, tutto ciò che non è farmaco, diciamo, che si assume e comunque può, diciamo, produrre benefici, no? Anche a persone, soprattutto con malattie rare, perché effettivamente solo il 5% delle persone con malattie rare ha un trattamento farmacologico disponibile. So, più o meno credo siano queste le stime. Quindi sì, forse l'avete citata in qualche punto, evidentemente aveva catturato l'attenzione questa cosa. Grazie per la risposta. Non so Nazionale, se. che c'è questo aspetto anche, credo. La Perché ovviamente si valuta malattia nel suo l'interezza complesso. delle, ecco, di Farmaco, là, sì, di spiegabilmente, come fanno, scrive. appunto, che alimenti fini medici speciali, trattamenti parafarmaci, medici, presidi, dispositivi medici, protesi, ausili, sono tanti aspetti non farmacologici. Grazie. Esattamente. Allora, invito le persone che ci stanno seguendo, che eventualmente abbiano ulteriori domande o curiosità, a scriverle nella chat, perché questa è la modalità con cui, diciamo, tecnicamente il webinar vi consente l'interazione. Quindi, se, diciamo, mentre appunto, diamo la possibilità a eventualmente altre persone di fare delle domande, io volevo, se posso, fare due commenti. Allora, intanto sul discorso della formazione del caregiver, che lei ha citato appunto adesso, dottor Zebini, che è una cosa molto importante ovviamente anche dal nostro punto di vista, mi permetterei di fare una riflessione. Io credo, almeno per quella che è la nostra esperienza, diciamo, che il caregiver sicuramente, il caregiver familiare sicuramente ha bisogno sotto molti punti di vista di ricevere formazione dagli operatori sanitari. Però penso che alle volte il caregiver può essere egli stesso o la stessa a formare l'operatore sanitario, perché ci sono tanti caregiver familiari che hanno imparato cose, diciamo, sulla malattia rara diciamo, no, del familiare di cui si prendono cura, diciamo, che possono anche insegnare delle cose. Questo lo dico anche no, in esperienze raccolte, molte volte sono molto preparati i caregiver familiari, quindi potrebbe essere la formazione anche un po' interpretata, non so se siete d'accordo, io lo dico sulla base un po' dell'esperienza, potrebbe essere anche un po' più univoca questa formazione, no? Ma non si parliamo di formazione sulla patologia o su quegli aspetti critici che conosce il paziente, il suo caregiver, conoscono meglio sicuramente di noi, ma un po' tutti gli aspetti che possono aiutarlo intorno a gestire il paziente che magari lui non conosce, quindi dargli la possibilità di quelle competenze per affrontare meglio alcuni di questi aspetti. Del resto il collega faceva riferimento alla necessità di avvicinare sempre di più il farmaco, ma anche la cura e comunque la medicina a livello territoriale. Il PNR, per Assolutamente. esempio, una riforma significativa, ci auguriamo che porti benefici anche in tal senso. Molte regioni hanno leggi sul caregiver che però probabilmente in alcuni casi sono atterrate sulla realtà, in altre no. Però è chiaro, noi le seguiamo come le seguite voi, non possiamo fare molto, Certo. fare cultura, però sicuramente sì. Poi sapete che appunto a livello regionale ogni regione si dà i suoi modelli. Quindi quello che lei Certo. dice sarebbe importante poi farlo atterrare a livello anche della gestione del paziente sui territori. Assolutamente sì. Mi ha molto colpito anche il fatto che abbiate sottolineato il percorso olistico, perché cioè abbiamo lo stesso linguaggio, perché anche adduniamo, è molto a cuore, come sapete, appunto questa presa in carico olistica da parte, no, dell'intero sistema, insomma, rispetto alla persona con malattia rara. Io avrei una domanda che mi ha incuriosito, se posso, poi Eva ti lascio subito la parola, sulla parte gestione delle relazioni istituzionali, no?
sul confronto che ovviamente la vostra associazione ha con le istituzioni sia a livello nazionale che a livello europeo. E mi chiedevo, nella vostra esperienza, quale delle due interazioni vi sembra più semplice? Cioè, è più semplice essere compresi e, diciamo così, fare breccia a livello europeo oppure a livello nazionale quando si... Se non so, io sono curiosa, però non so se mi potete rispondere. Dipende dalla tipologia dell'argomentazione, voglio dire. Sicuramente, diciamo, voi dal, essendo portatori di interessi di pazienti, siete sicuramente facilitati perché comunque avete un grado di attenzione, molto alto, secondo me, sia a livello europeo che a livello nazionale. E per quello che mi permettevo di portare, che è un po' una lezione che diamo a noi stessi, il fatto che bisogna però essere comprensibili. Spesso noi per primi, l'industria, ma anche spesso anche il paziente, è importante, quindi è importante la formazione perché bisogna, per essere compresi, bisogna rendere facile quello che è complesso. Quindi non si può dire in assoluto. Sicuramente fino a poco tempo fa a livello europeo c'era una standardizzazione, un'apertura, diciamo, al dialogo maggiore, sicuramente più facile dal mio punto di vista, ecco. Però poi adesso piano piano si sta abbastanza omologando, diciamo, anche perché sempre di più parlamentari italiani vanno anche in Europa, quindi poi tornano qua. Quindi, insomma, stiamo facendo, diciamo, un mix, quindi piano piano sono convinta che anche a livello nazionale cambierà questo approccio al dialogo, perché in fin dei conti ognuno di noi è portatore in modo trasparente e corretto di interessi. Basta dichiararlo e a quel punto è chiaro che poi il politico, nella sua piena autonomia, che va sempre rispettata, prenderà le sue decisioni, ma senza la conoscenza è difficile poter prendere delle decisioni. Questa è un po' la nostra filosofia, che credo, insomma, venga vissuta mediamente bene anche dall'altra parte, diciamo. Grazie. Io, diciamo, volevo fare così una suggestione, visto che in questo percorso che abbiamo fatto con le associazioni in merito a cosa significa per le associazioni l'attività di ricerca scientifica, il tentativo che abbiamo fatto dalle iniziative di coinvolgimento rispetto a tematiche quali, ad esempio, appunto cioè, i temi di questa Academy, sul proprio, che vi ringrazio, avete ripreso anche, diciamo, durante la vostra presentazione sul tema proprio del coinvolgimento ho apprezzato anch'io moltissimo il fatto che il paziente non è al centro, ma è a fianco insieme. E quindi questo aspetto, diciamo, è quello che noi stiamo cercando di portare avanti appunto a livello istituzionale, ma anche nei confronti della presa di consapevolezza del ruolo che hanno le singole associazioni nel momento in cui si approcciano appunto a proporre, ad essere coinvolte in iniziative di ricerca. E rispetto appunto al tema del coinvolgimento dei pazienti nell'attività di stesura di un trial piuttosto che un progetto di ricerca, di quanto se ci sono già delle iniziative, dei progetti che già, diciamo, nelle fasi iniziali, soprattutto, diciamo, nel momento in cui si definiscono appunto gli outcome, gli obiettivi che, diciamo, la sperimentazione vuole fare, se esistono già diciamo, delle esperienze virtuose e quelli che sono gli elementi per far sì, per formare, diciamo, costruire questa rete dove a pieno titolo i rappresentanti dei pazienti, in questo caso per singola patologia, possono partecipare. È una domandona, non so che è una domanda. Io dal mio punto di vista, è ovvio che noi come associazione siamo al vostro fianco, nel senso riteniamo e riconosciamo, come avete visto, il pieno Certo. ruolo, l'importanza di questo ruolo. Il collega ha fatto anche degli esempi clinici molto specifici. È evidente che poi è il mondo istituzionale che deve dare queste risposte nel dialogo che ha con voi. Non possiamo essere noi a dare queste risposte, No, insomma. io intendevo soprattutto se ci sono, come dire, delle esperienze, dei progetti in questo con. Aspetto importante, ecco, posso parlare degli aspetti regolatori clinici, si sta lavorando su questo, anche credo che la nuova AIFA terrà molto in considerazione questo aspetto nel coinvolgimento dei pazienti, proprio su alcuni aspetti credo che
sempre di più sia essenziale perché è un beneficio comune, quello che lei diceva nel vivere, in realtà lo valutiamo, ripeto, prima anche il paziente diventa importante. È ovvio che talvolta questo lavoro che dobbiamo fare insieme nel comprendere bene a secondo dei contesti, quindi il tipo di contributo. Le faccio un esempio, appunto, avendo lavorato sul piano di sviluppo clinico, oltre all'aspetto, diciamo, del sintomo clinico, a me interessa ovviamente che anche da parte del paziente capisca che ci sono, noi siamo, dobbiamo seguire delle regole che ci vengono date dall'EMA o meno, quindi anche lì il tipo di contributo, come noi dobbiamo, come dire, modificare la nostra. Il nostro modo, diciamo, di parlare, le nostre esperienze devono essere, quindi, comprensibili per quanto riguarda il paziente. Allo stesso modo, la vostra difficoltà è rendere a noi comprensibili che parliamo di tecnicismi come quelli, gli aspetti. Ad esempio, qui c'è un aspetto molto importante nella nuova legislazione europea, nel nuovo regolamento, questo problema di attenzione agli high unmet medical need. Io personalmente sono poco d'accordo perché poi spesso sono di nuovo in medical need, io riparerei più i bisogni del paziente, perché non è detto che un farmaco, il primo farmaco possa effettivamente essere, avere tutte quelle caratteristiche tale per tanti pazienti che hanno quella patologia. Bisogna tenere conto e continuare lo sviluppo insieme di cose che in realtà spesso i regolatori, per motivi di costo o meno, non tengono in considerazione. Parlavo apposta prima dei patient report outcome. Quindi insieme dobbiamo essere in grado di tradurre, ognuno ovviamente per le proprie competenze e per la propria, diciamo, esperienza, quegli aspetti affinché i regolatori, chi sviluppa farmaci, chi li approva e poi ovviamente li valorizza dal punto di vista economico, sia in grado di tenere in considerazione tutti questi aspetti. Molto bene, allora noi veramente vi ringraziamo per il vostro contributo, è stato molto interessante, ci avete fatto conoscere molto meglio la vostra associazione e la complessità, la quantità di cose che fate, di contatti che avete, di interconnessioni appunto con gli stakeholder, quindi veramente grazie della vostra disponibilità, del vostro tempo e del tempo che ci avete dedicato. Probabilmente, diciamo, io penso che questo possa essere l'inizio di un successivo percorso perché magari altre cose potremo pensare di approfondire più avanti. Io diciamo, vi ringrazio chiaramente a nome di tutto il consiglio direttivo, ringrazio chi ci ha seguito fino adesso e vi lascio con lascio i nostri, diciamo così, le persone che sono collegate con due informazioni pratiche. La prima è, per favore, vi saremmo molto grati se compilaste il questionario di valutazione che vi sarà inviato dalla nostra segreteria perché, diciamo, ci aiutate insomma, a capire se abbiamo fatto la cosa giusta nel modo giusto. E la seconda cosa, noi organizzeremo, cioè abbiamo in agenda un incontro in persona riservato alle associazioni Federata d'Uniamo, si svolgerà nel pomeriggio del 12 aprile, è una, diciamo, un'Uniamo Academy in persona in cui approfondiremo alcune delle tematiche che sono state affrontate online in tre webinar già realizzati, quello in cui si è parlato di sperimentazioni cliniche, quello in cui si è parlato dei registri. E quello in cui si è parlato Farmaco. del farmaco, diciamo, del percorso diciamo, di accesso al farmaco, di produzione del farmaco. E quindi diciamo, vi sarà appunto mandata, inviata una comunicazione, un invito da questo punto di vista con un programma, quindi lo riceverete a breve e questo incontro si terrà presso la nostra sede, quindi a Viano Mentano. Queste sono proprio le informazioni pratiche con cui vi lascio, vi ringrazio di nuovo a nome di tutti e soprattutto grazie appunto ai nostri ospiti, alla dottoressa Ruozzi e al dottor Zebellini, ancora grazie della vostra disponibilità. Un saluto e alla prossima Academy Online. Grazie. A presto, grazie.